Allora, Sindaco, è morto Sergio Marchionne, gli ultimi giorni pieni di polemiche per come è stato ricordato, in vario modo avrà seguito sicuramente. Lei che ricordo ha di Sergio Marchionne? Innanzitutto le polemiche a me non piace farle in punto di fine vita, quando c'è una persona che lotta tra la vita e la morte, credo non è mai almeno politicamente io non mi infilo mai in questo tipo di dibattito. Si era compreso che Marchionne stesse verso la fine della sua vita terrena, la valutazione su Marchionne. Io l'ho sempre fatta quando era nel pieno del suo potere ed era ed è e rimane una valutazione molto critica per quello che è stato fatto e che non è stato fatto, in particolare qui a Pomigliano, ma anche in generale per l'Italia, per i diritti dei lavoratori e anche per un tipo di commistioni con un certo modo di fare politica. Quindi se n'è andato sicuramente una persona di alto spessore professionale e manageriale, di un certo tipo di economia, di un certo tipo di finanza e di un certo tipo di politica, che noi contrastiamo però quando sono forti. Non amiamo contrastarli quando sono persone umanamente deboli, come è accaduto in queste ore mentre stava per morire. Questo lo trovo sempre e comunque non gradevole dal punto di vista politico, istituzionale e di vita civile, nel confronto che può essere il più aspro, il più duro, il più determinato, ma che deve mettere sempre il rispetto della persona al centro di ogni dialettica. Lei ha accolto 5 operai licenziati poche settimane fa Sì. ed è stato molto critico sulla posizione della Fiat di Marchionne in questo caso, visto che loro avevano proprio ironizzato su Marchionne con quel manichino. Diciamo che lo sono sempre stato, quindi anche prima che facessi il sindaco. L'ho fatto da parlamentare europeo, l'ho fatto durante la mia prima campagna elettorale a sindaco. Totale, ampia solidarietà umana, giuridica, politica e istituzionale ai lavoratori ingiustamente licenziati con una sentenza, quella della Cassazione, che non condivido per nulla. E anzi approfitto per ricordare che insieme ai lavoratori abbiamo condiviso che a settembre Napoli si renderà promotore di una grande iniziativa sul tema del lavoro, dei diritti, sul tema dell'obbligo di fedeltà, cosiddetto tra virgolette, all'interno delle aziende, sui diritti dei lavoratori, sulla precarietà, sull'articolo 18, sul Job Act, e andremo anche a fondo di quante sono le incongruenze, le timidezze e le finti cambiamenti che stanno caratterizzando questo governo, che mi sembra in perfetta continuità liberista rispetto ai precedenti.